Sulle fonti TV, le fonti advisory update, il momento del nostro approfondimento, un approfondimento a cui tengo particolarmente perché si inserisce nel contesto e nel ragionamento di quella che è l'educazione finanziaria, come sapete, un capitolo importante che dedichiamo qui sulle fonti TV, soprattutto analizzando i periodi di mercato e quello che i periodi di mercato potrebbero portare a farci fare, ma in generale, chiaramente, avere le basi di educazione finanziaria può aiutarci a tamponare anche eventuali situazioni come quelle che abbiamo visto negli ultimi giorni, in cui i mercati, ovviamente a causa delle paure rispetto alla nuova variante del Covid, hanno dato dei segnali assolutamente contrastanti, anche se poi naturalmente chi opera sui mercati e chi si occupa di finanza sa che il discorso va fatto in modo più globale, quindi non tanto su una seduta in particolare. Ma detto questo, questa potrebbe essere una delle regole quando ci si approccia ai mercati finanziari. Oggi parliamo un po' di pianificazione finanziaria. Cercheremo di capire di cosa si tratta. Ci sono dei falsi miti rispetto alla pianificazione finanziaria che spesso si associa solo a un'azienda, quindi a chi deve porre le basi per l'anno che sta per arrivare. E appunto siamo a fine anno, quindi è il momento giusto per capire di cosa stiamo parlando da una parte e soprattutto per capire che ciascuno di noi a livello singolo può. Da una parte, perché l'obbligo non c'è mai, ma in un qualche modo deve anche pensare a come investire, o meglio, a come pianificare, parte 1, i propri risparmi, i propri soldi e come investirli. Allora, che fa parte di un unico pacchetto. Ne parlo con Matteo Talarico, con il quale spesso affronto questi temi, quindi ti ringrazio Matteo per essere con me anche in questa occasione. Ben trovato. Grazie, ciao, grazie, sempre un piacere essere qui con voi, grazie mille. Grazie Matteo. Allora, partiamo proprio da quello che dicevo poco fa. Io ti farò un po' di domande e poi naturalmente lascio a te anche inquadrare il discorso perché so che ve ne state occupando come oggi trading. Ma è vero che si pensa, quando si parla di pianificazione finanziaria, che sia solo qualcosa che fanno le aziende, le imprese? Punto di domanda. Sì, guarda, la cosa che hai detto tu prima è molto bella, no? Perché in realtà la famiglia, in termini proprio economici, è un'impresa. La prima cosa che si studia quando si fa ragioneria e economia è che la famiglia è un'impresa, quindi famiglia è intesa come anche persona singola, quindi come posso essere io che lavoro, guadagno, porto a casa lo stipendio, tra virgolette. Quindi, perché non dovremmo pianificare se la famiglia viene considerata come un'impresa perché produce, spende? E investe al pari proprio di una società, di un'impresa, perché non dovrebbe pianificare le proprie finanze? Alla fine, se ci pensi, è un po' la stessa cosa, no? Cioè, noi abbiamo delle entrate che sono i ricavi dell'azienda, abbiamo delle uscite che sono i nostri costi, abbiamo degli investimenti. Quindi tutto questo va, secondo me, pianificato correttamente come se fosse un bilancio aziendale. Infatti, una cosa su cui mettiamo molto accento noi è sempre quella di farsi uno stato patrimoniale e un conto economico personale per capire dove sono i nostri soldi, dove sono inseriti, se sono inseriti correttamente in termini di asset allocation, quindi abbiamo troppo nell'immobiliare, abbiamo troppo nella liquidità, abbiamo troppo magari investito finanziariamente, e poi un conto economico per capire dove spendiamo, quanto guadagniamo e quanto risparmiamo. Questo secondo me è fondamentale da fare proprio per poi andare a investire. Come dicevi tu, l'investimento è solamente il passo successivo alla pianificazione, no? Prima Certo, bisogna pianificare. certo. Che poi, scusami, non era un'interruzione, anzi, era proprio per avvalorare e specificare quello che stavi dicendo tu, è il classico schemino del beh, quanto abbiamo sul nostro conto personale, quanto abbiamo a disposizione, le entrate e le uscite, proprio per dosare bene quello che guadagniamo e quello che spendiamo, altrimenti tutto poi sballa, insomma, questo, no? È lo schema che da che mondo è mondo esiste. Guarda, semplicemente facendosi un conto economico ci si può accorgere se si sta vivendo un po' sopra le righe oppure no. Già da questo riusciamo, secondo me, a tirarci fuori un risparmio più alto di quello che in realtà ci stiamo tirando fuori o non stiamo tirando fuori in questo momento. Perché avere le cose sotto mano, capire come stiamo gestendo i nostri soldi, proprio su un foglio Excel o su un foglio di carta o di cartaceo, è diverso che farlo mentalmente. Mentalmente è molto più difficile, ci si perdono dei passaggi. Invece farsi un conto economico studiato, personale, ti aiuta sia a capire come gestire i tuoi soldi, ma anche a aumentare il risparmio che poi va destinato agli investimenti. Ovviamente poi gli investimenti vanno fatti per obiettivi, non vanno fatti a caso, e qua poi si apre un mondo, no? Parlavi tu prima
del crollo dei mercati che c'è stato venerdì, sai quante persone si sono fatte veramente male. Noi purtroppo ne sentiamo tutti i giorni nella nostra community, persone che ci chiamano, ci mandano email, ho perso soldi di qua, ho perso soldi di là. Questo perché alla base non c'è una corretta pianificazione finanziaria. Certo, il classico bilanciamento tra il rischio e il rendimento, cioè bisogna sempre, o meglio, basarsi sul rischio e capire quanto si può rischiare di perdere, no? Però ovviamente questo contempla anche tenersi un gruzzoletto da parte che ci può aiutare nel caso del crollo. Senti, ti faccio prima una domanda molto basica, poi ci addentriamo un po' nel discorso. Tu giustamente dici tenere il classico foglio Excel con i nostri conti per capire quanti soldi entrano, quanti soldi escono. Questo, al di là del fatto che ci aiuta a appunto tenere ben in vista la nostra situazione finanziaria, è un primo passo anche per arrivare a un guadagno, certo non il giorno dopo, però diciamo è il primo step, il primo passaggio per poi pensare di guadagnare dei soldi? Assolutamente sì, perché in base a questo noi aumentiamo poi le nostre capacità di risparmio, o almeno cerchiamo di aumentare la nostra capacità di risparmio, anche se semplicemente cercando di capire da dove arrivano le nostre entrate, ci permette di capire dove possiamo potenziare poi la nostra attività di entrata. Quindi è ovvio che ci permette poi di guadagnare più nel in termini futuro, sì, perché se poi andiamo a investire aumentando il risparmio nel lungo periodo abbiamo solo dei benefici. Però il concetto di base qui è che non è solo questione di risparmio e investo. La pianificazione finanziaria è una cosa enorme, cioè va proprio vista nel complesso, no? Parliamo da una parte di protezione, quindi dobbiamo capire anche a livello assicurativo come ci si deve assicurare, quanta parte del nostro patrimonio dobbiamo andare a tenere in liquidità per le emergenze e per gli imprevisti, quanta parte dobbiamo tenere nei portafogli ad esempio di stabilità, quanta parte nei portafogli di crescita. Un portafoglio di crescita poi non è solo uno, cioè non è che investo solamente tutto in un portafoglio, io ne ho diversi per ogni obiettivo che ho. Se voglio andare in pensione anticipata, ad esempio, avrò un tipo di portafoglio, no? Sì. 10 anni voglio andare in pensione anticipata con 1000 euro al mese di pensione oltre l'INPS e oltre alla previdenza complementare, allora quello è un portafoglio, devo studiarlo in maniera tale che posso raggiungere questo obiettivo. Un altro obiettivo può essere tra 5 anni, tra 6 anni devo mandare i miei figli a scuola. Allora lì completamente cambia la situazione, mi serve un capitale magari più da protezione, la situazione completamente cambia, il portafoglio certo. Completamente cambia. Certo, infatti caro Matteo, diamo subito anche quella che è la definizione proprio di pianificazione finanziaria, che è la definizione dell'associazione di categoria proprio dei pianificatori finanziari indipendenti. Si intende un percorso di analisi che poi, guarda, adesso ritroviamo anche già le questioni che tu hai messo sul tavolo, si intende un percorso di analisi centrato sulla realtà reddituale e patrimoniale della persona barra famiglia, in grado di rispondere a esigenze e bisogni nonché ai cambiamenti nel tempo. E già questa ultima parte, no, della definizione ci porta a quello che dicevi tu, cioè cambiamenti nel tempo. Chiaramente bisogna far sì che la nostra pianificazione sia flessibile, perché tutto può cambiare, per esempio con dei figli, per esempio con la situazione di mercato che subisce dell'evoluzione, degli scossoni, delle cause, no, esterne che non possiamo certo controllare, delle emergenze anche personali, visto che parliamo appunto della pianificazione personale e familiare, e si parte tutto proprio dall'analisi della nostra situazione. Cosa dovrebbe comprendere un piano finanziario ad hoc? Domanda. Allora, come dicevo inizialmente, sicuramente l'analisi del nostro patrimonio, quindi questo è il primo step per andare a fare pianificazione, quindi analizzare stato patrimoniale, conto economico personale. Dopodiché il passo successivo, una volta che abbiamo fatto questo tipo di lavori, è chiaro che bisogna andare un po' più nello specifico, bisogna un po' approfondire queste cose qui. Noi con la nostra community la stiamo guardando proprio in questo momento, stiamo mettendo un bel focus su questo, perché anche è un buon proposito, penso, per l'anno nuovo, no? Andare a pianificare bene le proprie finanze può essere un buon proposito. Poi ci arriviamo sulla tempistica, assolutamente. Okay. Sì. Ok. Sì, però come dicevo il primo step è quello, il primo step è farsi conto, analisi del proprio patrimonio essenzialmente. Secondo step è darsi degli obiettivi, cioè io voglio andare a investire nei mercati per quale motivo? Cioè pensione, figli, comprare macchina nuova,
porsi degli obiettivi, questo è fondamentale secondo me, perché se investiamo senza obiettivi investiamo a caso e non abbiamo dei risultati, cioè non possiamo capire quali prodotti inserire in portafoglio. Questa è una cosa che purtroppo secondo me molti sbagliano, no? Vanno a investire senza sapere per quale obiettivo stanno investendo, che poi l'obiettivo non può essere voglio accrescere il mio capitale, cioè, quello è normale, no? Andavo a buttare i soldi fuori dalla finestra, ti volevo sperperare, certo, no? Certo. Tutti vogliono investire per aumentare il proprio capitale, però lo vuoi aumentare per quale motivo? Cioè con quale orizzonte temporale? Quale profilo di rischio ti serve? Quindi bisogna farsi tutte queste domande, cercare di farsi un'autoanalisi su se stessi, dopodiché andare a fare l'azione. Però il processo principale è l'autoanalisi. Cioè dobbiamo proprio, certo, analizzarci. Banalmente, se noi vogliamo investire per guadagnare, perché ci servono dei soldi, ovviamente studiando la pianificazione, ma dei soldi in un periodo breve, faremo delle mosse. Se invece ci serve, diciamo così, per raccogliere un gruzzoletto, un tesoretto nel corso del tempo, perché magari non abbiamo esigenze vicine a oggi, insomma faremo altri ragionamenti. Già questo però crea una differenza sostanziale, insomma, che è quello che dicevi tu. Questo è fondamentale. Sai quante persone, probabilmente, ma proprio nell'agire quotidiano si sentono tantissime persone che vogliono investire nei mercati in azioni da 4 anni. Cioè non si può investire nei mercati azionari con un orizzonte temporale, solo nei mercati azionari, perdonami, perché poi si può investire nei mercati con un portafoglio completo, però non puoi investire solo in azioni con un orizzonte temporale di 3 anni, perché in 3 anni i mercati sono i massimi, potranno scendere, potranno restare a livelli inferiori rispetto ai livelli attuali. Se noi andiamo ad analizzare il periodo che va circa dal 2000 al 2011, i mercati, soprattutto americani, sono restati in una fase di stallo. S&P 500, Nasdaq, se tu guardi 2000-2011, prendi questi 2 anni, i mercati non hanno avuto un andamento molto a rialzo, hanno avuto un andamento abbastanza lineare, un po' su, un po' giù, un po' su, un po' giù, però sono stati in un trading range, quello che si chiama trading range essenzialmente. Quindi non hanno dato grandi soddisfazioni. E se tu nell'arco di questi 10 anni ti trovavi nei 3 anni in cui il mercato aveva fatto ribasso, è chiaro che poi vai a perdere magari il 30-40% del tuo capitale. Ma perché? Non perché i mercati sono sbagliati, cioè i mercati prima o poi risalgono, e più, certo, se si utilizzano le strategie di investimento, piani di accumulo, quindi una strategia di dollar cost averaging, anche questa cosa qua la mitighiamo. Però non posso andare a investire per 3 anni e basta sui mercati esclusivamente azionari. Rischiamo di prenderci la discesa, e se poi questi soldi ci servono perché dovevamo mandare i figli a scuola, cosa facciamo? Non li mandiamo più? No, assolutamente, ma figuriamoci anche però cose... Però succede, capita molto spesso questa cosa. Sì, assolutamente, ma anche proprio per le emergenze legate, cioè sempre parlando di figli, se devono andare dal dentista, che facciamo? Non ce lo mandiamo dal dentista se abbiamo dei problemi? Assolutamente sì. Ecco, guarda anche, scusa Manuela, sì, l'ultima cosa, guarda anche per proprio rimanere in una situazione concreta, no? Cosa è successo nel periodo di marzo dell'anno scorso? Cassa integrazione, le persone purtroppo non riuscivano a prendere la cassa integrazione, e molte persone sono rimaste un pochino col cerino in mano, perché la cassa integrazione poi magari è arrivata dopo mesi. Però se in quel periodo di tempo non avevano liquidità sufficiente, perché vuoi che l'avevano investita in modo sbagliato nei mercati, vuoi perché non hanno fatto un piano di pianificazione finanziaria, e di conseguenza non hanno tenuto una parte di liquidità per far fronte agli imprevisti, alle emergenze, che io consiglio essere sempre una parte di liquidità, quindi soldi a tenere sul conto corrente, banalmente circa 4-5 volte il nostro stipendio, quindi guadagno 2000 euro al mese, devo avere almeno liquidi sui 10.000 euro per le esigenze. Sì, perché sì, quello che è, sì, successo, sì, con il Covid ci insegna proprio questo. Certo. Che la pianificazione è fondamentale. Assolutamente. Se succedesse una cosa del genere domani, quante persone saranno in grado di stare 4 mesi senza lavoro? E quelle sono cose che non si possono prevedere, perché poi, insomma, quando si parla di mercati si possono fare delle previsioni relativamente a come gli indici azionari possono muoversi, però senza purtroppo sapere quello che potrebbe arrivare, tipo Covid. Quindi questo, ecco, vedi, altra regoletta che assolutamente sembra scontata, ma non lo è. Quello che tu dicevi poco fa mi porta a farti un'altra domanda, cioè quando parliamo della pianificazione finanziaria ad hoc, diciamo, poi per carità, ad hoc è sempre un concetto relativo, perché poi questo non l'abbiamo ancora detto, rivolgersi a una persona che lo fa di mestiere, che può appunto raccogliere, insomma, un po' tutte le esigenze delle persone, e questo è il punto a cui volevo arrivare, monitorare la pianificazione nel tempo, che è quello che dicevamo, no Matteo?
Sì, allora guarda, in realtà è assolutamente giusto affidarsi a persone competenti. Quello che noi stiamo facendo e faremo nel prossimo mese sarà elaborare un progetto, un protocollo praticamente, che Sì? aiuterà le persone a pianificarsi le finanze in maniera autonoma, ma non in maniera proprio standardizzata, proprio in maniera personalizzata, quindi come se ti dessimo degli strumenti, tra cui dei fogli di lavoro, con Excel, dei documenti di analisi, con i quali tu ti fai una tua autoanalisi e in base a questo poi riesci a capire come andare a gestire il tuo denaro. Quindi anche farlo in maniera autonoma è possibile, bisogna chiaramente andare un po' a studiare queste cose qui, però è una cosa che noi ci stiamo ponendo come obiettivo e sarà pronta dal 1° dicembre. Ah, E oltre questo è questo, come interessante, sì, oltre questo. sì, no, è interessante perché è importante, è sempre difficile affidarsi a qualcuno, secondo me, è meglio sempre il fai da te, soprattutto se sono delle cose che si possono fare da sé, cioè non Sai però parliamo. io cosa dico su questo? Scusa, non è assolutamente una contraddizione, anche perché voi ve ne occupate, cioè io sono più osservatrice, poi ovviamente cerco di seguire, no, anche tutti i ragionamenti. A me personalmente in finanza la parola fai da te non piace, ma ti spiego in che senso. Io ho capito tu quello che vuoi dire, ci mancherebbe, no? Perché poi quello che a me piace dire è questo: chiedere a persone che magari lo fanno di mestiere, ovviamente affidandosi a persone realmente competenti e non al primo che ci capita magari cercando online, no? Dove c'è la fuffa come in tutte le questioni, poi figuriamoci quando ci sono dei soldi, ma nello stesso tempo il fai da te di cui tu parli, che però io non chiamo fai da te, ci deve portare autonomamente a studiare tutto quanto, cioè non è che a sapere di avere una persona che amministra le nostre finanze ci deve alleggerire il carico e quindi dire vabbè, ma tanto io do tutto a loro, o meglio, si può fare, ma a nostro rischio pericolo. Quindi non so se vogliamo chiamarlo fai da te o in un altro modo, ma il concetto poi è lo stesso, no? Perché sai, anche il fai da te, a meno che poi non si acquisiscano competenze importanti, è sempre rischioso. Quindi diciamo bisogna dosare bene le due cose. Diciamo che quattro occhi sono meglio di due, sempre. Se poi sono sei, meglio ancora, se hai la possibilità di chiedere a più persone, no? Ecco. No, esatto, il fai da te che dicevo io era il fai da te determinato dalle competenze, chiaramente, cioè io devo Certo. acquisire le competenze e poi posso fare a modo mio, tra virgolette, poi mi posso affiancare anche un consulente finanziario. Preferibilmente indipendente, meglio che magari un consulente bancario che può agire in conflitto di interessi, però anche qui non Certo. tutti, no, non bisogna fare tutta l'erba un fascio, chiaramente. Però il fai da te che intendevo io è impara, cioè bisogna formarsi, studiare un pochino queste cose qui, e poi non parliamo effettivamente di andare a fare pilotare un aereo, cioè quello fai da te sul pilotare un aereo è impossibile. Gestire le proprie finanze, diciamo che cercare di capire come risparmiare, che cassetti di liquidità avere, che tipo di assicurazione fare, sostanzialmente che obiettivo di investimento porsi, che è una cosa personale, come raggiungerlo con quali tipo di fondi, è una cosa che con un percorso chiaramente di studi si può andare a fare anche in maniera Ma autonoma. guarda, facciamo così, esatto, stiamo dicendo la stessa cosa, facciamo un esempio proprio banale, banale, semplice, semplice. Se io ho un foglio di carta e scrivo quanto guadagno al mese, quanto ho da parte, quindi se ho la fortuna di avere già sul conto corrente un po' di liquidità, tu prima dicevi ad esempio se si guadagnano 2.000 euro al mese, l'ideale sarebbe avere 10.000 euro, adesso facciamo, diamo delle cifre a caso, ecco. Nel momento in cui, che è quello che dicevamo prima, io metto in atto una formazione personale rispetto ai primi step che bisogna attraversare quando si vuole arrivare a guadagnare, lo posso fare anche da solo, perché se io so esattamente quali sono le mie entrate e le mie uscite, è presto fatto, non mi serve, tra virgolette, un consulente finanziario. Magari la figura del consulente finanziario serve nel momento in cui voglio cominciare a inserire altre questioni, giusto? Quindi è quello che dicevi tu, se io imparo ad agire dalla base, posso comunque amministrare le mie finanze. Certo che se poi comincio a sgarrare, a non monitorare più, e questo è l'altro aspetto, no? Di monitorare nel tempo quello che io ho scritto nero su bianco su un foglio, non è che lo scrivo oggi e lo lascio lì e non lo guardo più, e allora almeno da sola posso riuscire a fare qualcosa. Ecco, diciamo così. Poi magari avrò bisogno di chiedere consulenze per eventuali altri passaggi. Sì, dipende poi sempre da situazione a situazione. Quello che proprio noi su cui stiamo ponendo molto l'accento da dicembre in avanti sarà proprio un percorso in cui noi ti diamo chiave in mano,
il modo per gestire autonomamente le tue finanze. Questo senza bisogno di consulenti finanziari, nulla, perché ti spieghiamo gli strumenti, ti diamo un supporto costante, di conseguenza andrai a capire, analizzando la tua situazione, capendo gli strumenti finanziari, i prodotti finanziari, dandoti dei portafogli anche modello sui quali lavorare, capire come effettivamente puoi gestire le proprie finanze. È chiaro che non va bene per tutti, nel senso, se una persona ha un patrimonio da 10 milioni di euro, 50 milioni di euro, insomma, bisogna affidarsi a qualcuno di veramente competente che vada ad analizzare bene la situazione, perché poi il fai da te, come lo intendo io, quindi non il fai da te fatto un po' da, noi chiamiamo un po' il brico trader quando parliamo di trader, no? Il brico investitore, possiamo chiamarlo così, non quello, intendo il fai da te un po' studiato. Dipende sempre dalle situazioni. Una persona, meno male, uno stipendio buono, stipendio medio, anche un buon stipendio, un buon imprenditore, tendenzialmente può gestirsi le proprie finanze in maniera autonoma. Chi ha determinati capitali è meglio che magari si affidi e venga affiancato da un consulente, però sì, tendenzialmente il 90% delle persone può gestirsi autonomamente le proprie finanze, se studia per farlo, ovviamente. Eh beh, no, no. Certo, un po' come tutto. Poi, come dici tu, per carità, non è come guidare un aereo, però insomma, quando si vuole fare una qualsiasi cosa bisogna studiare, altrimenti poi certo, a rischio e pericolo. E questo è l'errore più classico che si fa, cioè pensare che sia facile amministrare i soldi? Sì, è l'errore più grande, e l'errore più grande è non voler affidarsi a qualcuno che ti può spiegare come farlo. Questo è l'errore più grande, secondo me, non qualcuno che ti gestisca al posto tuo, ma che ti spieghi come si fa a gestire il denaro. Questo è l'errore veramente più grande, e lo dico perché ci capita tutti i giorni, persone che magari inizialmente non avevano soldi, tempo da dedicare all'approfondimento di questa materia qui, dopo un mese, due mesi, tre mesi, ma soprattutto lo vediamo con la giornata di venerdì, mercati hanno fatto un 2% di movimento, 3%, non è che ha fatto 15-20%, persone che hanno perso veramente tanti soldi. Questo è l'errore più grande, ma come penso in tutto, in qualsiasi cosa, anche nel fare giornalismo, io credo, no? Se vai una persona improvvisata, chiaramente non saprà mai condurre un programma come una persona che ha studiato, lo fa da anni. No, certo, lavoro. E anche lì però spesso si pensa che invece si possa fare, no? Un po' come... infatti però... è difficilissimo, te esatto, lo assicuro, perché io non faccio giornalismo, però un po' di notizie cerco di... è molto difficile. Ma tanto, sai, sembra sempre facile quello che fanno gli altri, fino a prova contraria, no? Però insomma, quindi però questo per dire, esatto, che vale, è una regola che vale per tutto, chiaramente quando parliamo di soldi ancora di più. Ma poi, Matteo, un po' come il concetto, cioè se io voglio pianificare un viaggio, è chiaro che lo pianifico nel momento in cui vedo che posso farlo, no? Perché altrimenti se io prenoto tutto e poi mi accorgo che non ho soldi, come faccio a pagare questo viaggio? È la stessa cosa, e questo vale un po' per qualsiasi aspetto della vita, cioè sapere prima cosa posso fare per poi pianificare. Senti, domanda che ci porta proprio a questo periodo dell'anno: è il periodo giusto? Cioè, di solito le pianificazioni, cioè non so se c'è un periodo più consono di un altro, ma insomma a fine anno naturalmente si guarda in prospettiva futura, è il momento giusto per fare una bella pianificazione finanziaria personale? Assolutamente sì, ma il periodo giusto è sempre, cioè prima iniziamo a pianificare le nostre finanze, prima riusciamo a ottenere dei risultati e raggiungere degli obiettivi senza perdere del tempo. Chiaramente alla fine dell'anno ognuno può mettersi dei buoni propositi, però questi propositi poi devono andare rispettati, no? Perché spesso si fanno questi foglietti, propositi per l'anno nuovo, ma io stesso, poi magari non si rispettano. Però sì, fine anno può essere un momento di cambiamento per l'anno nuovo, soprattutto anche per quanto riguarda magari delle posizioni che si hanno. Poi qua bisogna un attimo capire gestione plusvalenze, minusvalenze da parte fiscalità, si possono fare delle cose interessanti. Uh-huh. E il momento per pianificare è sempre, per prendere in mano le proprie finanze è sempre, secondo me. Esatto, alla fine dell'anno le nostre cucine si riempiono di post-it dove abbiamo scritto: dal nuovo anno vado in palestra, dal nuovo anno mi metto a dieta, dal nuovo anno risparmio, e poi puntualmente è sempre relativo. Però come hai detto tu, al di là degli scherzi, è sempre un momento buono per iniziare a pianificare, insomma. Poi magari con la fine dell'anno si tende più a un processo psicologico, no? Ci viene da ragionare in termini di rinnovamento, quindi di conseguenza magari mettiamo in conto anche quello. Senti, ultimo consiglio, suggerimento che ti senti di dare per questo argomento e poi ti saluto?
Suggerimento è iniziare a decidere di fare azione, no? Non essere sempre passivi nel fare le cose, cercare di attivarsi e voler davvero fare questo tipo di percorso. Noi, per quello che possiamo metterci, ci siamo per aiutare le persone, però bisogna che le persone abbiano voglia e capiscano l'importanza del pianificare, perché come dicevo prima, con il Covid sono successe le cose purtroppo brutte a livello economico per molte famiglie, ma il motivo, secondo me, non per tutto chiaramente, però era una cattiva pianificazione. Nel Certo. futuro non sappiamo cosa potrà succedere, potrà succedere questo, potrà succedere altre cose, ma soprattutto vogliamo raggiungere degli obiettivi? Se lo vogliamo fare a livello economico dobbiamo pianificare, altrimenti la strada è veramente in salita. Va bene, grazie a Matteo Talarico per questi approfondimenti che ci riportano, come detto, anche a tutta quella che è l'educazione finanziaria, perché di questo si tratta e sicuramente apriremo altri capitoli dedicati a questo. Quindi ti ringrazio, naturalmente ti seguiamo, ci sentiamo presto. Grazie Matteo. Grazie a te Emanuela, un abbraccio a tutti, ciao. Grazie a Matteo Talarico.